Nuovo appuntamento Urban Design Interviews, questa volta presso Gruppo Cervisa Ricchetti all'interno della sede di 4RSGR. Incontriamo l'architetto Massimo Roi di progetto CMR che dialoga con dottor Stefano Cassina, signor partner di 4RSGR. Lascio a voi la parola, magari una breve introduzione, vi raccontate. Prego, iniziamo da Massimo. Massimo Roi, sono un architetto milanese che svolge attività di progettazione da qualche annetto e sono amministratore e socio fondatore di Progetto CMR, che è una società di progettazione integrata specializzata, diciamo, nella progettazione, parafrasando un grande dell'architettura che diceva, dal cucchiaio alla città. E quindi ci occupiamo di prodotto industriale, ma arriviamo fino allo sviluppo di building e di impianti urbanistici di dimensioni importanti. Prego, Stefano. Stefano Cassina di 4R. 4R è una realtà che esiste da 5 anni. Il mio percorso professionale è sempre stato in questo settore, nel settore degli investimenti in Italia, e 4R è un operatore che si indirizza esattamente su un certo target delle imprese italiane, che magari tra poco spiegherò meglio. Perfetto. Una domanda, Massimo, non l'hai detto, ma lo dico io, che il progetto CMR è tra i primi 100 studi nel mondo. Così, magari per conoscervi meglio, visto che vi leggiamo, vi vediamo, eccetera, per conoscere meglio il progetto CMR, ci racconti un po' qualcosa in più, come è nato, diciamo, questo vostro successo, quali sono i tratti che vi distinguono, una breve case history proprio di qualche minuto. Diciamo, prima di tutto dobbiamo dire che non siamo uno studio di architettura, ma siamo una società di progettazione. È una visione magari diversa, però è fondamentale. Siamo una società di progettazione con competenze diverse che vanno dall'architettura all'interior design, al building design, all'urbanistica, come dicevo, ma anche con tutte le competenze relative all'ingegneria e anche con le nuove modalità di lavoro, con gli strumenti che usiamo oggi, con tanta ricerca che va dal digitale all'utilizzo di nuovi strumenti. Il progetto CMR nasce 27 anni fa dalla volontà del sottoscritto di offrire qualcosa di diverso al mercato dell'architettura in Italia, e proprio l'integrazione delle competenze è l'elemento fondante della nostra attività, del nostro sviluppo. E ho sempre pensato che piccolo è bello solo se si cresce, e quindi questo è un tema fortissimo per l'Italia, per le nostre abitudini, dove oggi nel 2021, diciamo, aziende internazionali italiane ce ne sono sempre meno, e io continuo a invitare i colleghi, gli amici, gli architetti ad aggregarsi o con noi o con altri, ma a fare delle strutture che abbiano dimensione importante. In Italia ci sono quasi 500.000 architetti laureati, 170.000 iscritti all'ordine contro i 45.000 della Cina, e non è possibile che non ci sia una struttura italiana nelle prime 50 del mondo, e invece sono tutte straniere. Quindi il mio auspicio, il mio augurio è che il progetto CMR possa essere una di queste, ma che ci siano anche altre strutture, perché poi la concorrenza sviluppa l'ingegno e ti permette di crescere. Certo. Stefano, mentre per quanto riguarda 4RSGR hai detto una storia di 5 anni, raccontaci un po' anche i vostri. È una storia abbastanza giovane, te la racconto in poche parole, ma è molto interessante quello che commentava Massimo rispetto alla scarsa capacità che abbiamo in Italia di formare aggregazioni che poi riescano a creare degli operatori che diventino rilevanti a livello internazionale, ed è un po' anche quello che cerchiamo di fare con 4R. 4R è un fondo di investimento, quindi un operatore che investe in aziende private di dimensione medio-grande, parlando della scala italiana, quindi parlo di aziende che siano dai 150 milioni di fatturato in su, ecco, per darvi un'idea. E osserviamo un panorama di aziende che in molti casi esprime delle eccellenze. Abbiamo dei distretti che sono riconosciuti a livello mondiale, e non penso solo a quello di Sassuolo, anche se oggi parliamo di quello,
Se però li andiamo ad osservare al loro interno sono estremamente frammentati. A Sassuolo ci sono almeno 150 aziende di una certa dimensione e fanno fatica a mettersi insieme, siamo molto individualisti e noi cerchiamo un pochino di rimuovere questo vincolo di mentalità favorendo l'aggregazione tra le aziende e dotandole delle risorse finanziarie di cui possono necessitare proprio per facilitare aggregazioni. 4R ha un elemento distintivo rispetto agli altri operatori del mercato italiano, che è un po' il motivo per cui è nata, cioè si propone come un operatore finanziario che interviene rafforzando le aziende, dotandole di nuove risorse finanziarie orientate talvolta anche a un riequilibrio patrimoniale, ma sempre a poter favorire un percorso di crescita e di sviluppo, di sostegno dei piani industriali delle aziende. Talvolta questi sono proprio finalizzati a favorire acquisizioni e aggregazioni. Ripeto, abbiamo tante eccellenze, però poi quando mettiamo il naso fuori dall'Italia si osserva un fenomeno di nanismo abbastanza diffuso. Certo. Massimo, tu hai parlato prima di sinergie, opportunità di sinergia tra studi, e faccio riferimento al fatto che oggi ovviamente il mestiere dell'architetto è cambiato già da un po', quindi l'architetto è sempre più, deve essere, oltre a essere architetto, anche imprenditore. Voi come approcciate il mercato? Quali mercati? In che modo? Beh, prima di tutto io penso che l'architetto è una figura determinante per la vita di tutti noi, per la vita delle città e per quello che è il nostro modo di poterci muovere all'interno di questi impianti urbani. Ma non può più esistere l'architetto demiurgo. Amo dire, anche Leonardo da Vinci forse oggi si troverebbe a disagio a saltare da un'arte all'altra con la stessa capacità che aveva qualche secolo fa. E quindi reputo che oggi si debba parlare di progettista. E il progettista è un team eterogeneo dove ci sono competenze diverse, ci sono anche visioni diverse e dove esiste comunque un leader che in qualche modo organizza e gestisce la produzione, in questo caso è il progetto. È come in un'orchestra, l'orchestra è fatta di maestri d'orchestra, ognuno ha una competenza unica col suo strumento e quando suona è una musica magica che esce dai loro strumenti, ma quando li senti suonare insieme in un'orchestra sotto la direzione di un direttore, e allora diventa un qualcosa di stupefacente. Ecco, io penso che anche l'architetto di oggi debba essere un maestro d'orchestra, che abbia un'orchestra fatta di esperti di settori diversi, di competenze diverse, e lui deve solo metterli insieme, organizzarli e in qualche modo portarli a esprimersi nel modo più corretto. Questo è un elemento fondamentale e che porta anche al discorso che dicevo prima, che l'unione fa la forza, bisogna essere più di una persona. Devono essere, sempre tornando al discorso dell'orchestra, sono degli artigiani, ma che però lavorano insieme a livello industriale, con un grande direttore che gli riesce a permettere di fare, diciamo, la loro attività principale, che è quella di trovare la soluzione migliore. Al di là del caso, diciamo, progetto CMR, secondo te quanto questo nella pratica è recepito dai tanti studi? Poi chiedo a Stefano dalle aziende, che anche per l'azienda è un'opportunità mettersi assieme, sinergie per nuovi mercati, quanto effettivamente è recepita e messa in pratica questa opportunità? Io sono anni che spingo amici e colleghi ad aggregarsi, a trovare più forza nel fare gruppo. Noi oggi Progetto CMR non è più una società di architettura, ma è un gruppo. Abbiamo 5 società all'estero, abbiamo altre società specializzate su settori specifici, come nello sport c'è Sportium, come negli uffici c'è Progetto Design and Build, come abbiamo fatto una nuova società per tutto il tema delle facciate che si chiama Agevola 360. Ecco, io sono dell'idea, forse ho perso la visione dell'architetto, mi è rimasta di più quella dell'imprenditore, però io uso sempre la mia matita e passo sui tavoli a vedere che cosa succede,
bisogna essere organizzati, bisogna avere una struttura che ti permette di riuscire a muoverti nei tempi che oggi il mercato richiede, che sono sempre più veloci. Non ci si può mettere dei mesi per sviluppare un progetto come si faceva una volta. Gli strumenti tecnologici e il digitale ci aiuta e ci permette di sviluppare più rapidamente, riduce il margine di errore umano, perché tutti lavoriamo sullo stesso file, ma nello stesso tempo ci vuole competenza specifica, e mettendoli insieme più competenze il risultato può essere sicuramente più valido. Stefano, invece a livello di aziende, appunto, questi aspetti, no? Strategici, quanto... Mi piace la metafora dell'orchestra, perché trovare singole competenze nei singoli membri di un gruppo non è difficile. In Italia ci sono tante competenze. La cosa difficile è proprio quella che segnala Massimo, no? Farli lavorare insieme, mettendo, anteponendo l'interesse del gruppo a quello del singolo. Questo in alcuni settori italiani sta succedendo, come dicevo prima, ancora troppo poco. Occorre dare una forte accelerazione. Lo segnali anche tu quando spieghi che provi a diffondere il verbo dell'aggregazione fra colleghi. È vero in ogni campo, anche in quello delle imprese. Pensate al settore della moda, quanti nomi importanti abbiamo in Italia, conosciuti in tutto il mondo, sono ancora tutti singolarmente gestiti. Se la stessa fotografia la facciamo del mercato francese, esistono due gruppi. E quelli sono molto più forti, molto più capaci. E tra l'altro hanno mangiato anche le aziende italiane. Hanno mangiato anche il mercato italiano. È forse uno degli esempi più lampanti, però credo sia una realtà abbastanza diffusa. Le cose stanno un po' cambiando. Esistono imprenditori capaci di anteporre l'interesse dell'azienda, che deve crescere. Non c'è un'altra possibilità rispetto all'interesse individuale. È un concetto che si applica a tutti gli ambiti, ma anche alla medicina, a qualunque altro settore. Il singolo fenomeno non va tanto lontano. Questo vale anche per noi, come team di 4R, naturalmente. Dobbiamo assolutamente, e lo facciamo, credo che ci riusciamo discretamente bene, lavorare non come singoli professionisti che si basano sulla propria esperienza, ma come una squadra che si confronta, che dialoga e che insieme tira fuori una decisione. Certo. Stefano e Massimo, prima di parlare di Milano, visto che siamo a questa Milano Design Week di settembre, una domanda che ho fatto anche a altri vostri colleghi: qual è secondo voi la città o le città, l'area che più di, escluso Milano, più di altre sta emulando, diciamo, o si avvicinerà a Milano? Italia o all'estero? L'Italia forse è più curiosa. Beh, diciamo Milano. Che... Parti tu. La risposta non è ovvia. Non sono capace di risponderti col nome di una città, però forse invece esistono delle aree, delle regioni italiane che stanno lavorando con lo stesso dinamismo e con la stessa convinzione con cui si lavora in questa città. Penso ad alcune aree della Toscana, ad alcune aree del Piemonte, del Veneto, piuttosto che dell'Emilia e della Romagna, ecco. Purtroppo, e lo dico da palermitano, vedo ancora poca spinta, poco dinamismo nel centro-sud. Massimo? Allora, io penso, ovviamente Milano in questo momento è fuori dai giochi, perché è troppo avanti. Città però, le città storiche, le città d'arte italiane, partendo da Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Palermo, sono città che devono recuperare il tempo perso, e lo possono fare. Abbiamo tantissime opportunità. Noi dovremmo stare seduti, aspettare che vengano i turisti e far girare la macchinetta. E io sono convinto che questo momento di crisi ha portato in alcuni settori, come quello del ricettivo, della ristorazione, dei grossi problemi, e penso che sia il settore su cui investire nel prossimo futuro, il ricettivo, soprattutto in queste città, in quelle città che possono offrire qualcosa di diverso. Noi stiamo lavorando tanto in questo momento nel sud Italia, stiamo lavorando
soprattutto in Calabria, in Sicilia, sui centri di innovazione. Ne stiamo facendo uno a Catanzaro, centro di innovazione armonica, dove mettiamo in armonia, diciamo, tutti i fattori che fanno sì che si possa vivere meglio, che possono andare da, ovviamente, fattori sociali, fattori ambientali e anche da quello che è il governo del territorio, che spesso ci siamo dimenticati di poter gestire. E quindi io sono confidente che queste città, le città maggiori, possano ottenere un grosso vantaggio almeno nel prossimo triennio, grazie al settore del turismo in particolare. Certo. Per concludere, una vostra riflessione su Milano e poi, se ci raccontate, la vostra Milano, intendo le vostre strade e anche abitudini a Milano. Massimo. La visione di Milano. Noi abbiamo presentato a luglio un lavoro che abbiamo fatto per la città di Milano, l'abbiamo consegnata al Consiglio Comunale, al Sindaco, e è un lavoro per ripensare i quartieri popolari. L'edilizia popolare in tutte le città italiane è uno dei temi più delicati, le periferie sono state veramente dimenticate e noi abbiamo fatto un lavoro di ricerca che è andata a evidenziare come sia possibile, a costo zero per l'amministrazione, rivedere completamente i quartieri popolari attraverso un percorso di demolizione e ricostruzione, dove l'imprenditoria privata possa portare la stessa quantità di edilizia popolare o sociale esistente e andare a costruire la quantità identica di edilizia libera. In questo scambio le città possono rinascere, possono rivivere i quartieri e dove le persone possono ritrovare la loro dignità. Se andiamo in questi quartieri oggi, che sia Milano, che conosco, ovviamente è incredibile. Abbiamo fatto lo studio sul quartiere di San Siro. Quando uno esce dallo stadio, va allo stadio, ci passa attraverso, sembra di essere veramente in un'altra città. E vivono 22.000 persone in condizioni estremamente disagiate, senza servizi, senza elementi che permettono di vivere meglio. Allora dobbiamo iniziare ad agire. Non dobbiamo deportare le persone, possiamo trovare degli spazi all'interno del quartiere dove iniziare a costruire e man mano che costruiamo il nuovo demoliamo il vecchio e spostiamo le persone, integrando le funzioni e non ghettizzando questi luoghi. Quindi devono diventare dei luoghi dove ci sia edilizia libera, dove ci sia l'edilizia sociale, edilizia popolare, dove ci siano negozi, dove ci siano scuole, dove ci sia diciamo tutto quanto necessita della vita comune, quindi gli uffici, l'artigianato, gli aspetti di sanità. Ecco, solo questo, in questo modo possiamo rilanciare la nostra città. E questo per la visione da milanese, quindi come io sono nato a Milano, sono vissuto a Milano, anche se ho origini pugliesi e piemontesi. E quindi è l'Italia che integra, diciamo, la nostra cultura, nasce dall'integrazione delle diverse visioni. Io ho sempre abitato più o meno in centro, sulla circolazione, sul primo anello, a cavallo di Corso Italia, e il mio quartiere più o meno è rimasto inalterato. Sono andato lì all'asilo, alla scuola, alle superiori, e i miei figli hanno seguito lo stesso percorso. Per cui la cosa interessante e divertente, ieri c'è stata la festa del mio compleanno, c'erano i miei amici dell'asilo, i miei amici di scuola, i miei amici del liceo e dell'università, e più o meno eravamo tutti lì, e i miei figli sono in classe con alcuni di questi. E questa è l'Italia dei borghi, l'Italia del quartiere, che spesso ci siamo dimenticati, che dobbiamo ritrovare. Certo, una sua riflessione su Milano, Stefano. Ma senti, io come dicevo non sono milanese di nascita, sono palermitano, seppur da parte della famiglia paterna di origine lombarda, della zona di Como, come indica chiaramente il mio cognome. Sono arrivato qua 30 anni fa, è una città che mi ha accolto, a cui devo moltissimo e che mi ha adottato. Oggi la sento sicuramente come la mia città. Se vuoi, ho un po' il beneficio di averla osservata in questi tanti anni da non milanese. E ho osservato proprio quello che spiegava Massimo prima. Milano è una città di quartieri, pur avendo una dimensione internazionale, una frequentazione internazionale, è una città fatta di quartieri dove la gente è nata e cresciuta, e tante volte
conosce quasi solo il proprio quartiere. Invece chi arriva da fuori comincia a girare, comincia a visitare tutti i quartieri e vede delle realtà molto diverse. L'altra sera sono andato a cena in un ristorante a Turro, che non è esattamente, diciamo, una zona che normalmente frequento, ma nell'andare e nel tornare osservi un quartiere che ha degli angoli stupendi, che dovrebbe essere valorizzato, che forse in parte comincia ad esserlo, almeno in alcuni angoli. Quindi nei primi anni io l'ho girata tutta in lungo e in largo, e i miei amici milanesi spesso non sapevano dove si trovasse un posto o una via, perché erano nati in quel quartiere lì, cresciuti anche dal punto di vista delle frequentazioni all'interno di quel quartiere. Questo è un po', diciamo, quello che io ho avuto il privilegio di vivere e di osservare. Io vivo nella zona della Basilica di Sant'Ambrogio, quindi se vuoi un po' il centro più storico della città, un quartiere a cui sono particolarmente affezionato e che credo di aver percorso a piedi in lungo e in largo in tutte le dimensioni. Professionalmente invece ho sempre vissuto il centro città, perché gli uffici, diciamo,